Un saluto a tutti, benvenuti a San Siro, la Scala del Calcio, lo stadio di Milan e Inter, lo stadio della finale della Champions League 2016. È tutto pronto e prontissimi siamo anche noi, Luca Marchegiani e Fabio Caressa per questa telecronaca. Ciao Fabio, godiamoci questa partita insieme. Ecco le formazioni delle due squadre. Tutto pronto, la sfida può avere inizio. Borini prova la giocata, qui deve tirare. È scattato con un tempismo perfetto. Lungo passaggio in avanti. Livaia. Palla giocata alta sulla fascia. È libero di creare pericolo. Può concludere. Ottima la parata del portiere. Qui è stato bravissimo. Questa è una grande parata. Ha la possibilità di andare verso la porta. Da lì può concludere. Calabria mette il turno, cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia, allarga sulla fascia, ha provato a fare tutto da solo, la sua iniziativa però non ha dato i frutti sperati. Kalinic c'è la palla lunga in avanti. Livaia, palla in profondità sulla fascia. Prova la conclusione. Non è certo uno che si fa pregare per calciare da quella posizione. Non puoi lasciarlo libero in quel modo. E trova il compagno. Decide di sfruttare la fascia. Riceve in ottima posizione. Grande intervento, vale come un gol. Conclusione. La palla era insidiosa e con uno strano effetto. Qualche brivido al portiere deve essere venuto. Calabria. Prova il filtrante. Riceve un pallone interessante. Calabria. Pallone dentro. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Livaia, palla larga in profondità. Sulla fascia, è libero. Prova la giocata di Fino, prova il cross in aria. Palla intercettata. Ecco Kalinic, palla in profondità sulla fascia. Grande movimento nello spazio, ottimo dribbling. E ora deve concludere. E trova il compagno. È in posizione per il cross. Locatelli.
colpisce, è un grande riflesso qui, perfetta la parata. Il portiere è rimasto concentrato, è stato molto bravo. Attenzione al tiro. Palla in avanti verso il compagno. Situazione spinosa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. Allarga sulla fascia. Borini scatta verso il pallone. Incornata! E c'è il gol del Milan. Rubata palla agli avversari, sono stati velocissimi a ripartire. Un contropiede portato in maniera perfetta. Si riparte dall'1-0. Questo gol li porta in vantaggio, ma manca ancora molto tempo. Livaia la gioca sulla destra. E passa. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. C'è il cross. Il difensore ci arriva. André Silva. Cerca spazio. Tocco morbido. Kalinic. Primo tempo che si conclude dunque qui. Le squadre escono dal campo dopo i primi 45 minuti. Una sola rete messa a segno finora, ma la partita è ancora lunga. Tifosi e giocatori saranno certamente soddisfatti di questo punteggio. Ora hanno altri 45 minuti per difendere il vantaggio. Il Milan ha un gol di margine sugli avversari e tutto il secondo tempo per cercare di allungare il vantaggio. Si riprende con il secondo tempo. Il Milan è in vantaggio di misura, 1-0 il punteggio. Locatelli! È decisamente fuori bersaglio la sua conclusione. Bordate del genere possono essere pericolose anche da quella distanza. Non stavolta però. Sono usciti dagli spogliatoi molto più agguerriti. Possiamo aspettarci un gran secondo tempo. La mette in avanti. Bel pallone. Bell'intervento difensivo. Tentativo in avanti, lungo. Passaggio intercettato. Lazaros cerca la profondità, sulla fascia. E guardaline ha alzato la bandierina e fuori gioco. Livaia in posizione regolare. Attenzione a bordo campo. Mi sembra ci sia una sostituzione. Suso può dare la scossa che serve ai suoi. C'è bisogno della sua rapidità per mettere in difficoltà la difesa. Alessio Romagnoli. Mi sembra che abbiano deciso di non forzare il pressing per non sbilanciarsi. Ma dici? Sì, cercano di tenere le distanze giuste, puntando a intercettare la palla piuttosto che intervenire in tackle. Può tentare la conclusione. Lazaros si fa trovare al posto giusto e allontana. Fase di stallo. Ha tentato l'azione personale. Conoscendolo sono sicuro che cercherà un'occasione per rifarsi. Magari ci riproverà ancora. Cerca l'uomo là davanti. Cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. Ha spazio sulla fascia. Alessio Romagnoli riconquista la palla. Sembra esserci un cambio. Esatto. Ecco che il quarto uomo ci mostra i numeri dei diretti interessati. Proveranno a sfruttare la velocità del nuovo entrato per mettere in apprensione gli avversari. Può crossare. Riceve in ottima posizione. Vede la conclusione. Bella parata!
È proprio questo che devono fare, devono insistere. Non possono fare altro che continuare a insistere. Infatti. Lì vaia. Ancora un ottimo intervento difensivo. Borini, autore di un assist oggi. Palla larga in profondità. Cerca cross. Arriva sulla palla e interrompe l'azione. Suso! Vicinissimi al gol del 2-0. Che delusione. Un altro gol avrebbe messo gli avversari in estrema difficoltà. Il Milan buca la rete quando manca poco al riposo. È riuscito a passare. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. Se ne va. Prova a tirare. Supera la linea, gol! Non potevano trovare gol in un momento migliore. Proprio nell'angolo, il portiere non poteva farci nulla. Ha impattato il pallone alla grande ed è riuscito a metterlo dove il portiere non sarebbe mai potuto arrivare. Ed ecco l'ultima sostituzione a disposizione del mister. Proveranno a sfruttare la velocità del nuovo entrato per mettere in apprensione gli avversari. 2-0 dunque. Lazaros. Lì vaia. Sulla destra. Cerca un compagno. C'è spazio per calciare. Palla di nuovo sotto il loro controllo. Calabria. E non va troppo per il sottile. Passaggio sulla destra. Palla in profondità sulla fascia. Cross verso il centro dell'area. Errore che potrebbe metterli in occasione da rete. Pallone fuori davvero di pochissimo, gran peccato. Ci è andato molto, molto vicino. Un'ottima conclusione. Bonucci. Cristian Zapata. Borini. Ottimo il fraseggio. Cerca spazio. Da lì può segnare. Prova a verticalizzare. E l'arbitro dice che può bastare. Giocatore a settimo cielo e anche i tifosi hanno vinto la partita con una prestazione davvero convincente, anche al di là del risultato. Che tipo di partita hai visto? Il Milan era più forte sulla carta, lo sapevo.